Dopo il rovescio in casa Tibber, Scauri si riaffida al Pala Borrelli per trovare due punti chiave nella corsa salvezza. Il Globo Isernia è fanalino di coda, in trasferta è ancora a secco e cerca il colpo per rinvigorire una sedicesima posizione di classifica che parla di soli 4 punti e vorrebbe dire al momento retrocessione diretta. Solo il campo dirà chi passerà un Natale più sereno e chi aggiungerà pensieri ad una situazione che per entrambi i roster è, per motivi diversi, comunque problematica. Un saluto dal Pala Borrelli da parte di Luca Masiello e benvenuti a questa sfida importantissima, sfida chiave dell'ultimo turno del girone d'andata di questa regular season del girone D di Serie B di pallacanestro tra Basket Scauri, decima classificata alla vigilia di questo turno, e la squadra ospite, che è naturalmente, come già detto, Isernia, e occupa l'ultimo posto in coabitazione con Battipaglia, coabitazione che è stata però spezzata nell'anticipo di questa giornata, dove Battipaglia è riuscita a prevalere sulla Luis per 8-6, 7-9. Andiamo dunque a vedere rapidamente i due roster che si affronteranno, con Scauri che deve fare a meno di Mannarelli e presenta numero 0 Zolezzi, numero 5 Ricciotti, numero 6 Provenzani, numero 7 Ocon, numero 8 Serino, numero 9 Giannetti, numero 13 Marzullo, 14 Manzo, 17 Barga, 20 Chakir, 23 Casoni e 35 Longobardi a disposizione di coach Renato Sabatino. Dall'altra parte Isernia si presenta con 3 defezioni, Vanacore, Cicchetti e Saletti. Il roster è composto dal numero 5 Piazza, il numero 6 Dinezza, numero 7 Murolo, numero 8 Smorra, numero 9 Antonicelli, numero 10 Patani, numero 14 Dagnillo, numero 15 Scardino, numero 16 Giovinella, numero 17 Riccio, numero 19 Razzi, numero 34 Russo. Coach Mimmo Canzano e il suo vice Carlo Corbo pronti a cercare dunque di rispondere a Battipaglia, che come detto ha vinto salendo a quota 6 punti. I direttori di gara, che sono piemontesi, il signor Federico Berger di Savigliano, provincia di Cuneo, e il signor Stefano De Bernardi di Torino, chiamati a dirigere questo scontro fondamentale per il proseguo del campionato di Scauri e di Isernia, con i due roster pronti ad affrontarsi, e dunque con le immagini curate dalla nostra Tiziana Palombi dell'esterna 2 di RTG, andiamo a vedere chi conquisterà questo primo pallone, ed è il numero 10 Patani. Quindi Isernia al primo possesso, Riccio, il tentativo da due che però tocca il tabellone, il rimbalzo di Serino, Ricciotti a costruire il gioco. È partita questa sfida, Ricciotti cerca in mezzo il primo tentativo di Longobardi, che però trova contrastato bene dall'avversario solo tabellone e ferro. Poi dall'altra parte prova a incunearsi il numero 7, la correzione in canestro di Claudio Patani per i primi due punti, che sono di marca molisana. Si è andato quasi il primo minuto di gioco. Ricciotti dall'altra parte a cercare molto bene Casoni, poi il tentativo da tre che però non va. Ancora Longobardi ci aveva provato. Isernia si prende una tripla che però non riesce a concretizzare, non c'era stato nessun uomo in marcatura, la tripla era abbastanza agevole, però non è arrivata a canestro. E allora Scauri con Ricciotti, che serve bene per un'altra tripla non realizzata da parte di Marzullo stavolta. Si inizia a far sentire il tifo di casa. Punteggio dunque di 2-0 in favore di Isernia. Questa è una delle 4 gare che si sta disputando in questo momento. Metà
della giornata si è già disputata, come detto, la vittoria di Battipaglia, tutte vittorie interne finora, con il successo di Cagliari sulla Stella Azzurra 5-9-5-3, il successo di Cassino sulla Tiber 8-8-6-0 e Palestrina che batte Salerno 8-6-7-2. Altre sfide che sono Costa d'Orlando, Catanzaro, importantissima soprattutto per Scauri in virtù della posizione di classifica, e poi Barcellona Patti e Venafro Valmottone che sembrano sulla carta già scritte. Intanto fallo più canestro, il primo fallo della contesa. Poi in lunetta Serino che però non riesce nella realizzazione. Lo score che dice 4-2, intanto il tapin, la correzione facile facile di Isernia che si riporta sul punteggio di parità. Ricciotti lo aspetta Murolo, poi palla a Serino che si deve girare, cambia bene il lato per il tentativo da tre da parte di Provenzani che era rimasto libero. Isernia si era spostato tutto dal lato di Serino che aveva catalizzato tutto il roster, tutto il quintetto avversario. Intanto Isernia sbaglia un altro tiro, si va al tentativo da parte di Scauri con Serino che pesca alla grande sotto canestro Longobardi e poi c'è il fallo da parte di Patani. Andiamo. Numero 10. Dunque Longobardi in lunetta, primo fallo. Longobardi è freddo e riesce a mettere il 5-4, 6-59 sul cronometro di questo primo quarto, 2-2 dalla lunetta, più 2 Scauri. Riparte Murolo, pressing altissimo da parte di Provenzani che però commette fallo ed è il primo fallo della gara di Provenzani. Riprenderà con una rimessa in gioco con il pallone ricevuto da Razzi, poi sul filo della linea di metà campo rimane Murolo in possesso nella metà campo giusta, però poi perde il pallone contro piede di Scauri. Isernia abbastanza schierata ma la palla che entra. Isernia aveva provato a recuperare la posizione, il pallone però si è messo col giro giusto, intanto infrazione in palleggio da parte di Murolo, il pressing asfissiante di Provenzani e dunque pallone recuperato con Scauri a più 4 che può andare con il pallone in mano a cercare nuovi punti. Scauri che ha vinto due delle ultime tre sfide interne contro Catanzaro e contro Costa d'Orlando. Intanto c'è qualcosa da verificare al tavolo degli arbitri, due coach vengono richiamati. Vediamo che succede, intanto c'è cenno di intesa, si ritorna in campo. Fabulano gli arbitri mentre Isernia prepara il primo cambio con il numero 9 Antonicelli, pronto a entrare in campo al posto del numero 17 Fabio Riccio che va ad accomodarsi in panca.
Matric forse un po' contrariato di questa sostituzione. Coach aveva tentato di dargli il 5, lui è passato dritto. Comunque Scauri è andato ancora a segno, 10-4, doppia cifra. E poi secondo fallo ancora una volta per Provenzani. Corre ai ripari Sabatino. Fuori proprio Provenzani, dentro Manzo. Serino nel pitturato prova a tenere a bada Iovinella. Intanto la palla per Murolo, che riesce ad accompagnare a canestro il 10-6, spezzando un mini break di Scauri, che si è ritagliato un seppur minimo vantaggio. Riceve ora Marzullo, la palla in mezzo per nessuno, riparte Isernia, ancora il globo in profondità, ultimo tocco che non c'è stato da parte di Manzo, reclamava Patani, che però non ha, anzi gli viene data ragione in questo momento dopo un conciliabolo tra i due direttori di gara. Ha segnato alla fine il pallone ad Isernia nei pressi del canestro dei padroni di casa. 18 secondi di possesso, prova Isernia, la conclusione di Murolo, che è andato centralmente ma sbattuto contro un muro di avversario, non ha potuto far molto di più. Qui intanto perde un pallone sanguinoso Manzo, ancora Patani, stoppato ancora Patani, però non c'è nessuno a contrastarlo. 10-8, si rifà sotto Isernia con 4 punti in fila. Ricciotti, Serino anticipato dal tocco di Iovinella in rimessa. Delfini con 16 secondi per sbloccare questa quota 10 che resiste da un minutino. Ricciotti, si propone ancora Manzo. Marzullo che corre tantissimo, riceve il pallone dall'altro lato, poi mette dentro 2 punti dal campo, prendendo il tempo agli avversari. Porta palla Antonicelli, si fa vedere Patani, poi chiuso da 3 uomini. Marzullo si libera bene, fa partire il contropiede, può allargare per Manzo. Manzo senza disturbo alcuno, 14-8, ancora più 6 Scauri, che risponde presente. Ora incursione di Antonicelli, poi una volta contrastato perde la coordinazione, tenta una conclusione abbastanza sbilenca. Scauri è già dall'altra parte, Serino può tentare il tiro da 3 che non entra per pochissimo, davvero per poco. Litiga un po' col ferro questo pallone e non vuole saperne di entrare. Ora Isernia pesca il jolly dalla distanza con Smorra, che sostanzialmente tira e sorprende un po' tutti. Una grande tripla questa, 14-11. Longobardi si deve girare, molto lesto, ma il rimbalzo del ferro dice di no. 3 minuti e 20 alla conclusione di questo primo quarto. Isernia bussa ancora al canestro avversario, senza successo stavolta, sarebbe potuto essere il canestro del pareggio. Si rimane 14-11. Longobardi, ancora Longobardi, e poi il fallo da parte di Iovinella. Vediamo, intanto cambio, proprio Iovinella fuori, dentro il numero 5 Piazza. 14 secondi per Scauri, primo fallo per Iovinella.
manzo profondo troppo per Serino che stava venendo incontro, invece lui ha optato per il lancio in profondità e Sabatino non la prende assolutamente bene. Se la prende con Manzo che si becca una bella ramanzina qui sulla chiave di lettura, non certamente ottimale agli occhi del coach. Intanto anticipo buono di Ricciotti, poi Longobardi cerca di prendere la posizione, tiene il possesso del pallone, va diretto a canestro, non riesce a mettere un'azione spettacolare e perfetta al 99%, poi Isernia sbaglia il primo tentativo, mette il secondo, si riporta a meno uno. Intanto ok, tutto ok, 14-13, 2-26 alla fine del primo quarto. Un primo quarto dove finora nessuna delle due è riuscita a prendere il largo, è sostanzialmente una botta e risposta, ritmi non particolarmente alti. Ora Longobardi è abbastanza libero di mettere due punti che scatenano il pubblico del Pala Borrelli, 16-13. Pronto coach Canzano a optare qualche cambio forse di nuovo, ruota molto la panchina per ora Isernia, intanto in sospensione qui, buona la giocata di Patani, 16-15, 1 minuto e 40, possesso per Manzo, Ricciotti resta nei pressi e riceve, palla per Marzullo, poi Serino che subisce fallo da Piazza, va fuori Patani, dentro torna il numero 16 Giovinella, primo fallo per Piazza. ...14 secondi per Scauri per andare alla conclusione, Marzullo cambio di direzione, pallone in mezzo per Serino che non allarga ma preferisce andare da solo e riesce a mettere dentro il 18-15. C'era Manzo fuori la linea dei tre punti, Serino si è girato e ha sfruttato il fisico per prendere posizione e mettere il pallone dentro l'anello di ferro. Intanto fallo di Ricciotti, numero uno per lui. È un'Isernia che deve fare attenzione per questi ultimi 72 secondi perché ha raggiunto il bonus, ora Ricciotti sfiora l'anticipo, però poi Isernia timbra il pareggio con una gran tripla. Aveva accarezzato l'idea del contropiede in campo aperto Dante Ricciotti, non c'è riuscito, ora Serino per Marzullo che riesce a tenere il pallone in campo, Manzo vince questo contrasto aereo, poi allarga per Ricciotti, ancora Serino, c'è Marzullo, Serino va per Longobardi, dentro! A canestro Longobardi, altri due punti per lui. Intanto c'è a terra, fuori dal terreno di gioco Riccio, forse un problema alla gamba destra. 41 secondi e 3 decimi alla conclusione di questo primo quarto in cui Scauri è avanti ma di appena due punti, due lunghezze che testimoniano l'equilibrio sostanziale finora tra queste due formazioni. Uno Scauri che spesso e volentieri è andato a corrente alternata nelle gare, ricordiamo soprattutto le ultime interne con la vittoria contro Catanzaro con un quarto parziale da infarto 2-20 che comunque non ha inficiato sul risultato finale, non è andato a compromettere appena appena un punto l'esito finale della sfida. Tanto ancora a terra dolorante Riccio, sembra grave la cosa, arrivano i soccorsi,
mentre Serino confabula con uno dei direttori di gara, probabilmente su una lettura diversa di una fase di attacco di Scauri. Pronto intanto ad entrare in campo Murolo per gli ospiti, che aspetta solo l'ok dei direttori di gara e applausi di tutto il palazzetto per lo sfortunato Riccio. Vedremo se sarà in grado di proseguire, per ora diciamo che le previsioni non sono molto buone, sembra molto dolorante. E dunque coach Canzano per ora deve fare a meno del suo numero 17. Ora proprio Murolo in possesso. Poi prova ad andare Isernia con il fallo di Marzullo su Iovinella. Il numero 13 riesce a evitare, però fallosamente, che l'avversario vada a realizzare il canestro. Primo fallo per Marzullo e anche Scauri che raggiunge il bonus, ma mancano 28 secondi. Vediamo se questo andrà a incidere sulla dinamica di punteggio. Intanto 20-19, 1 su 2 per Iovinella. Mentre c'è un fallo proprio in favore di Scauri. E secondo fallo per il giocatore di Isernia. Con Longobardi che va in lunetta. Esce Iovinella. Dentro per questi ultimi secondi Patani. Longobardi sbaglia. Sbaglia anche il secondo, 0 su 2. E dunque Isernia ha la palla per andare a timbrare il vantaggio sulla sirena del decimo minuto. Mancano 12 secondi, prova ad andare Murolo, il pallone non entra. Longobardi e dunque Scauri che dovrebbe chiudere avanti questo primo quarto. Ricciotti prova ad incrementare il punteggio, ma da solo Dante Ricciotti. Dentro il 22-19, con cui si chiudono i primi 10 minuti. Scauri avanti di 3, ma Isernia assolutamente in palla e in gara. 24 secondi alla ripresa delle ostilità per questa seconda frazione di prima parte di gara. Il secondo parziale che inizia con Scauri avanti di 3 lunghezze, 22-19. Lunghezze che sono diventate 3 grazie alla percussione decisa di Dante Ricciotti in pochi secondi, negli ultimi istanti del primo parziale. E sarà proprio Scauri a gestire questo primo pallone, con Marzullo pronto a consegnare a Ricciotti la palla. Sceglie il pressing alto Isernia con Antonicelli, che però poi deve ritirarsi a difesa della propria posizione una volta che Ricciotti imbastisce l'azione per Scauri. Prova ad andare Manzo che poi ci ripensa all'ultimo, stava pregustando l'idea del tiro, poi ancora una volta cambia idea all'ultimo Longobardi, il ferro a dire di no al lungo numero 35 di Scauri. Isernia non si sente di andare con Patani di tripla e intanto c'è questa contesa che viene assegnata a Isernia. La curiosità è quella probabilmente di vedere se in questo secondo parziale si scaverà comunque un solco tra le due formazioni o se si manterrà il sostanziale equilibrio esistente nei primi minuti. Coach
Canzano dà indicazioni ai suoi patani, da due appena dentro la campana, non riesce. Lancio profondo per Manzo, Scauri capovolge il fronte di gioco. Ricciotti pressato, riesce a rimanere in qualche modo in campo con i piedi, una magia di Dante Ricciotti e una tripla di Longobardi. 25-19, ma cosa ha fatto Dante Ricciotti? Giudicato in campo il suo gioco tutto di agilità e ora Isernia non trova le misure per questo cambio di lato in profondità. E dunque c'è il primo timeout della sfida, 25-19, Scauri che ha iniziato in maniera decisa a 8-46 dall'intervallo lungo, con Isernia che deve riordinare probabilmente le idee dopo questo inizio, questo pallone concesso, sembrava un'azione totalmente finita, mentre probabilmente finisce con buona probabilità la partita di Fabio Riccio, numero 17 di Isernia, che si avvia mestamente verso la propria panchina in direzione spogliatoi, accompagnato dai soccorsi che gli hanno bloccato la gamba destra. Speriamo naturalmente non sia nulla di grave, nulla di troppo grave, gli auguriamo una pronta guarigione. Intanto si torna in campo, la palla è per Marzullo. Ricciotti. Cambio di lato qui che non trova pronto Manzo. Intanto dopo un quarto d'ora circa Costa d'Orlando è avanti su Catanzaro, ma di misura, partita combattuta anche dunque sull'altro versante di questa sfida a distanza di metà classifica. Un gruppone che pian piano si sta sgranando, con Cassino che ha preso il largo, salito a 22 punti dopo la vittoria nell'anticipo di questa giornata. Le frenate di Luis Tiber e Stella Azzurra. E dunque Catanzaro e Scauri che virtualmente potrebbero rientrare in zona playoff in caso di vittoria. Serino mette dentro due punti per il nuovo più 5. Murolo, cambio di passo, cambio di direzione su Manzo che però resiste, allora bisogna cambiare versante, il dribbling del numero 8 qui Isernia con un fraseggio che in qualche modo arriva al tiro, c'è il fallo ma senza il canestro, vediamo il fallo di Longobardi, numero 35, viene intanto richiamato Manzo. In panca Longobardi al primo fallo personale in lunetta Patani. Il primo va 27-23. Due su due, Longobardi avvia l'azione con Ricciotti. Si propone in profondità, molto bene qui Provenzani, poi Ricciotti, Longobardi, c'è Marzullo pronto a ricevere e a scaricare il tiro da tre che però è troppo corto, non arriva oltre il ferro, prova a rispondere con la tripla ma sortisce lo stesso esito il tentativo di Smorra. Ancora Marzullo. Marzullo che prova ad andare, l'apertura per Longobardi, si fa avanti col fisico, ancora Marzullo, 7 secondi e poi fallo in attacco del numero 13. Fallo in attacco, è pronto il cambio con Zolezzi,
in procinto di rilevare un compagno. Intanto time out però, 27-24. Secondo fallo per Marzullo a 7 minuti esatti dall'intervallo lungo. Mentre per quanto riguarda le altre gare, Barcellona dopo un quarto d'ora sta dominando su Patti 35-12. Menafro regge contro la corazzata Valmontone, che comunque è avanti in casa di Menafro, e dunque punteggi più o meno definiti sui vari campi di gioco, con Scauri dunque avanti di 3 dopo 13 minuti di gioco. Si riprende con il pallone per Isernia dopo il fallo in attacco di Marzullo. Riceve Smorra, il numero 8 prova a disorientare Zolezzi. Murolo si prende lo spazio, si prende il punto e riporta a meno 1 i suoi. Ricciotti deve superare un muro di due avversari, riesce a eluderlo con un lancio profondo a cercare Provenzani, poi trova bene Serino sotto canestro, e quando Serino è in quella posizione usa la testa e non ce n'è per nessuno. Ora Muro lo sfugge via a Provenzani, pallone profondo per Patani, prova il contrasto regolare che riesce Scauri, contrasto corale qui, Provenzani per Serino. Zolezzi chiede palla a Longobardi, che si gira, prova ad andare, mezzo gancio dentro, 31-26. Sabatino prova a tenere sul pezzo i suoi, 31-26. Scauri ne mette 4 in fila di punti e si porta a più 5. Prova Isernia da 3, tiro che non sortisce effetto. Ora la serpentina di Ricciotti che si arena appena entrato nella campana avversaria, poi una finta che disorienta gli avversari ma non riesce ad essere vincente. Il rimbalzo però è di nuovo di Marca Scaurese per Serino, sotto canestro il fallo ai danni del numero 8 da parte, vediamo, il numero 19 Razzi. Secondo fallo per Razzi. E va dunque Serino. Dunque primo fallo per Razzi, mi correggo. Serino che ne mette uno solo e poi commette fallo dall'altra parte. Isernia prova a risalire il meno 6. Pallone allargato, soluzione con tabellone vincente, 32-28. Serino, qui l'intuizione di Ricciotti è geniale. Sembrava in procinto di allargare il gioco per Zolezzi, è stata trovata la soluzione filtrante per Serino che è andato in tiro vincente, poi fischiato un fallo, forse di nuovo a Serino.
Palla a Longobardi. Ed è il secondo probabilmente per Longobardi. Sì. Prima soluzione troppo profonda per Murolo. La seconda è perfetta, 34-30. Questo dice il tabellone, 34-29 anzi. Ricciotti per Longobardi. Ancora Ricciotti, Serino che prova a dare istruzioni al proprio play. Ricciotti che prova ad andare a solo, la giocata, il no look, l'apertura per il tiro con la sirena che suona e il gioco che viene fermato, il tiro di Zolezzi giudicato fuori tempo massimo. Ora riparte Isernia che però deve sgombrare un poco di ressa nella propria metà campo. Intanto Murolo chiedeva la deviazione, deviazione che non è stata ravvisata e dunque Scauri che recupera palla a 3.56 dall'intervallo lungo, 34-29 per i padroni di casa. Isernia vivo ma per ora sotto nel punteggio, ha messo 10 punti la squadra ospite nel secondo parziale, 12 ne ha messi Scauri. Provenzani per Longobardi, si gira Longobardi, poi viene fermato fallosamente da Antonicelli. Terzo fallo per Antonicelli, il numero 9. Anzi, scusate, è stato segnalato 19, Razzi, che era già a due falli e dunque terzo per lui che dovrà rischiare, cioè dovrà non rischiare. Intanto Scauri rischia di mettere altri due punti, non riesce, si rimane 35-29. Serino non può ricevere perché è marcato, la palla per Longobardi, 3-30. Ricciotti, ancora Longobardi, profondo per Serino, i lunghi di casa Scauri comunicano, poi fuori per la tripla di Vincenzo Provenzani. Ed è più 9, Scauri che inizia a allargare un minimo la forbice, o almeno ci prova, perché Isernia risponde presente, due punti messi dentro. Ora bravissimo Zolezzi a trovare Longobardi che poi allarga per Provenzani, ci prova ancora il numero 6, non riesce stavolta a mettere dentro altri tre punti, sarebbero valsi il più 10, primo vantaggio in doppia cifra che bisogna ancora attendere dunque per quanto riguarda questa gara. Si rianima ancora il palla Borrelli, Scauri che sembra essere in fase più convinta. Serino da terra tiene questo pallone e poi una mezza mischia con Serino che quasi reagisce, poi si tiene, poi si spiegano un po' tutti i giocatori, bisogna sistemare la situazione. Vediamo. Vengono richiamati proprio Serino e Ferdinando Smorra. I due numeri 8 a confronto si continuano a chiarire
Intanto palla per Scauri, con 12 secondi a disposizione per andare alla conclusione. Provenzani per Ricciotti, chiede palla a Zolezzi, Ricciotti però tiene il pallone, prova ad andare da solo, in sospensione, tabellone e canestro, 40-31. Ancora Provenzani che pressa Murolo, poi se ne va Zolezzi in anticipo, va da solo, schiacciata! Dentro! In confusione Isernia e Scauri vola a più 11, 1,54 all'intervallo lungo. Scauri che ha raggiunto il bonus per quanto riguarda questa frazione. Due arbitri intanto parlano probabilmente anche della situazione che si è venuta a creare pochi istanti fa, quella tra Serino e Smorra, prontamente rientrata, ma naturalmente bisogna far sì che la partita resti su binari di controllo, diciamo, sotto il profilo disciplinare, senza far dar modo a nessuno di eccedere in eccessi che potrebbero essere deleteri per la propria squadra e per comunque quella che è la godibilità di una partita da parte dei tifosi, un pubblico che non gremisce totalmente il Pallaborrelli questa sera, ma comunque è presente e si fa sentire. Si riparte in questo momento. Palla Isernia con Antonicelli. Ricciotti, uomo più alto dei suoi come posizione in campo in questo momento. Poi Smorra, piazza. La frenata qui di Antonicelli che si ritaglia uno spazio molto buono e non sbaglia. 42-33. Ricciotti si fa largo come può per superare la metà campo prima che il tempo limite gli riservi brutte sorprese. Poi Provenzani, serpentina in mezzo a due avversari, dentro altri due punti. 44-33, si torna con 11 punti di gap, quasi 4 triple di vantaggio per Scauri, che per ora sembra aver acceso la corrente in maniera importante. Ora viene assegnato il pallone a Scauri a 54 secondi dalla fine. Scauri che sembra essersi aggiudicata nel punteggio parziale, ormai già il secondo quarto, bisognerà vedere con quale vantaggio andrà alla seconda metà di gara. Intanto il pallone profondo di Serino per Zolezzi, poi rimbalzo in qualche modo che favorisce Ricciotti per Provenzani, ancora Provenzani, la tripla! Ancora Vincenzo Provenzani! 47-33, fiammata di Scauri che fugge via, più 14. E ora Isernia deve trovare un canestro per non andare troppo fuori contatto, non lo trova. Il pallone è di Scauri che avrà 11 secondi e 9, praticamente 12 secondi, ha tutto il tempo per andare dall'altra parte e cercare almeno altri due punti. Vediamo se riuscirà, intanto elude bene con una finta di corpo Ricciotti l'avversario, si presenta al limite della campana avversaria, poi però commette sfondo, secondo fallo per il capitano di casa. E Scauri che è in bonus, dunque, anzi, primo fallo per Ricciotti. Primo fallo per Ricciotti a 3 secondi e 8 dalla fine, dunque vediamo se Isernia troverà la combinazione giusta, mentre c'è il cambio, fuori Provenzani, dentro Manzo. A riposo il numero 6 che
sembra avere veramente le mani caldissime. Un secondo, ci prova da metà campo, non riesce. Smorra ci ha provato, finisce 47-33. Scauri prende il largo vincendo di 14 a metà partita. Vedremo se riuscirà a mantenere questo ritmo contro un Isernia che sembra aver perso un po' il contatto con la gara. È tutto pronto per il rientro in campo dei quintetti con Scauri che dunque conduce 47-33. Una situazione di assoluta padronanza del punteggio e del proprio destino. Vedremo come approcceranno i componenti del roster di casa questa volta alla seconda parte di gara, una seconda parte che spesso e volentieri ha riservato brutte sorprese ai tifosi di casa, seppur non sempre con gravi conseguenze. Basti pensare alle due vittorie già citate contro Catanzaro e Costa d'Orlando. Intanto Isernia parte a sprombattuto, ci prova da tre, dentro immediatamente Murolo accorcia le distanze. Ricciotti pesca Longobardi, pesca Provenzani, scusate, poi Longobardi. Ricciotti si sovrappone, riceve, punta il canestro, mette in mezzo per Serino, non ci arriva nessuno, si fionda Murolo a recuperare per Isernia che sembra più convinta. Ora questo tiro murato, poi ultimo tocco di Longobardi, 9-10, 50 secondi sostanzialmente di gioco degli ospiti che hanno messo 3 punti, ne hanno sfiorati altri 2. Ora la soluzione profonda per il numero 6 di Nezza. Ora prova ancora Isernia, Iovinella, lo scambio, il tiro di Patani fuori dal ferro che risputa il pallone quando sembrava pronto ad entrare. Si resta 4-7-3-6. I movimenti con Scauri che però trova difficoltà a inserirsi qui nello schieramento di Isernia. Allora prova a scardinare da fuori con la tripla di Vincenzo Provenzani, ancora una volta 50-36. Gioco fermo. Palla ancora per i giocatori ospiti. 14 secondi. Murolo. Ruleta qui su Provenzani che riceve ora contropiede Scauri. Ricciotti. Ricciotti può andare a canestro qui. Intervento abbastanza ruvido, diciamo, da parte di Iovinella. È il terzo fallo per lui. Doppio cambio per Isernia. Fuori 16-7, dunque Iovinella e Murolo. Dentro Piazza e Razzi. Ricciotti fuori bersaglio qui. Mette il secondo, 51-36. Punteggio ritoccato verso l'alto
E intanto qui Serino può ripartire in campo aperto. Uno contro tre, Serino in qualche modo riesce a sfruttare tutta la propria lunghezza di arto per segnare il 5-3-3-6. Isernia che dopo i tre punti iniziali non ne ha più messi, ora ci riprova da tre, non riesce. Rimbalzo di Serino. Cicciotti, c'è largo sulla sinistra Provenzani che poi si accentra, Longobardi, ancora Ricciotti che può incunearsi, la palla per Serino, la stoppata e la palla che poi si blocca, contesa. Recupera Scauri. Serino a 6 secondi dalla fine del possesso, prova il tiro da 3 che però non trova neanche il ferro. Patani poi perde il contatto con il pallone qui Razzi. 3 contro 2 di Scauri, va da solo Provenzani, il tabellone non gli è amico, poi a terra Provenzani, gioco che prosegue, non mi era avvisato nessun intervento falloso e allora di nuovo Provenzani a provare a contrastare inutilmente qui Patani che mette un'altra tripla. 6 punti di Isernia, tutti dalla lunga distanza qui in questo terzo parziale che ha il proprio cronometro che si scarica di qualche secondo mentre Isernia perde questo sanguinoso pallone in ripartenza. Ancora Scauri, allarga per Provenzani, pallone che palla e poi esce. Provenzani aspetta l'avversario, non lo fa passare, deve cercare una via alternativa qui, è una via alternativa molto buona quella di Smorra che va a canestro. Longobardi, poi Zolezzi, Serino controlla un pallone con qualche difficoltà, poi Longobardi dalla distanza dentro, altri 3 punti, 56-41. Quasi giro di boa del parziale, Zolezzi per un attimo intercetta il pallone, poi tripla, grandissima tripla da parte di Iovinella, anzi di Patani. Zolezzi, cambio lato per Ricciotti, la scelta di Longobardi, il pallone che non entra, probabilmente sarebbe stato da 2. Mentre sale la temperatura del Palaborrelli, sale il ritmo dei tifosi, Isernia altra bomba da 3 e c'è il time out chiamato da Scauri. 56-47, con la tabellina del 3 sta salendo Isernia che si porta a meno 9 dai padroni di casa. Scauri che per ora comunque tiene botta. Time out che servirà a Sabatino per rimettere su binari più graditi un terzo parziale che è tornato ad essere combattuto come il primo. In termini di punti Scauri ne ha messi 9 contro i 14 di Isernia ed è un dato che segna dunque l'avvicinarsi di 5 lunghezze da meno 14 a meno 9 dell'attuale fanalino di coda del girone di Serie B. Isernia, ricordiamo, rimasto fanalino di coda dopo la vittoria
della Battipagliese contro la Luis, una vittoria abbastanza contro pronostico. Luis che ha fatto molto molto bene nella prima parte di girone, salvo poi accusare un po' di flessione per una classifica che anche nella parte alta non è poi tanto lunga, non c'è nessuno in fuga. Girone dove tutto può succedere. Intanto Ricciotti per Marzullo. Marzullo morbido dentro, mette il rampino, questo pallone si insacca dentro. 58-47 intanto tunnel su Provenzani. Serino ora fallosamente a stoppare Smorra. Secondo fallo per Davide Serino. Prova Isernia. Non riesce. E allora Scauri dall'altra parte. Ricciotti allarga per Provenzani. Longobardi elude un avversario, poi ancora Ricciotti che potrebbe sparare fuori per Marzullo, non riesce. 5 secondi alla fine, Ricciotti fuori bersaglio, ci pensa Serino a correggere. 60-47 il time out, ha fatto bene a Scauri che si riporta a più 13 mettendo 4 punti e recuperando quasi questo pallone con Marzullo. Isernia resiste, arretra fino alla metà campo, ma regge, poi tripla fuori e sirena del possesso che scarica tutto. Il cambio con Iovinella che torna dentro, probabilmente per Razzi, così è. Marzullo, il passaggio quasi suicida, riesce a tenere in aria questo pallone in metà campo d'attacco Provenzani, poi fallo da parte di Patani su Serino che va in lunetta. Secondo fallo di Patani. Serino dentro, il 62-47. Ora Murolo disorienta completamente l'avversario, una serie di finte e controfinte, salvo poi scattare via verso il canestro e mettere il 6-2-4-9 che interrompe un trend di 6 punti consecutivi di Scauri e ridà un po' di fiducia a Isernia, che comunque sta rimanendo sulle lunghezze di svantaggio rimediate nella prima frazione al 20esimo. Anzi, ora peggiora di uno, scende a meno 15. Soluzione che non va questa di Isernia. Scauri che per un attimo recupera il pallone, ancora Isernia. Una tripla fintata, poi quasi di testa stava facendo ripartire il contropiede Provenzani. Isernia va a segno, si riporta sotto i 13 a 1:20. Ultimi 80 secondi del terzo parziale. Terzo parziale molto combattuto, con Scauri che sostanzialmente risponde colpo su colpo e non concede alcun punto agli avversari.
in termini di lunghezze recuperate, anzi rischia di vincere di misura anche il terzo parziale. Isernia da 3 non va, 48 secondi sul tabellone, restano solo 48 secondi. Scauri che prepara il cambio, Shakir fuori Serino per Isernia, fuori Piazza, dentro nuovamente Razzi. Dunque due possessi pieni sul tabellone, vedremo come andrà questo primo che è di Scauri. Ricciotti sfrutta l'aiuto di Shakir che si trova il pallone addosso, è l'ultimo a toccare, poi in qualche modo prova a reclamare un tocco ma non viene ravvisato. 26 secondi con Isernia in possesso. Prova ad andare per un tiro ma ha fatto bene sostanzialmente Isernia. 4 secondi, deve affrettare il tiro da 3 e non riesce, quindi spreca tutta la manovra che si era un po' incartata. Confabulano infatti tra loro Smorra e Patani. 1 secondo e 6, vediamo se Scauri riesce a fare qualcosa. Ci prova Ricciotti, palla che non va oltre il sibilare a fianco al canestro. 6-6-5-1, uno Scauri che incrementa il vantaggio di una lunghezza in attesa dell'ultimo quarto dove bisogna evitare brutte sorprese. E dunque ultimi 10 minuti salvo cataclismi con Scauri avanti di 15, mentre sugli altri campi Costa d'Orlando sembra aver preso il largo su Catanzaro, 6-5-5-6 dopo 32 minuti già nel corso del quarto parziale. Barcellona più 20 su Patti, Venafro che è addirittura avanti su Valmontone clamorosamente dopo 31 minuti, vediamo come finirà. E detto di Scauri, 6-6-5-1 dopo 3 quarti. Isernia che ora prova a lottare su questo pallone, contesa palla per Scauri dunque. Prova a protestare Murolo. Vediamo dunque il parziale anche del terzo quarto che è stato di 19-18, una vittoria al photo finish per Scauri, che è riuscito a mantenere la testa avanti, a guadagnare addirittura un punto portandosi a più 15. La classifica virtuale vedrebbe Scauri salire al settimo posto agganciando la Tiber, naturalmente sarebbe ottava per lo scontro diretto perso in casa tiberina nelle ultime giornate. Intanto dentro i due punti di Marzullo. Isernia si riversa in avanti. Smorra. La stoppata qui da parte di Longobardi che dice di no. Longobardi poi riceve dall'altra parte già da Ricciotti. Ancora il capitano scaurese. Ricciotti per Longobardi, prova a incunearsi. Si vede chiuso, prova a tirare, va sul suo stesso pallone, lo rimette in campo, però il possesso è degli ospiti. Ospiti che però litigano con la palla, poi Shakir quasi la regala agli avversari. Ricciotti prende in consegna Patani.
e riparte, palla in mano. Otto e 25 al 40esimo. Longobardi riceve, Ricciotti, Marzullo senza pensarci due volte, il tentativo da tre un po' fiacco qui. Sabatino che prova a dire qualcosa al proprio numero 13. Riparte Isernia, proprio Marzullo in pressing alto. Ruba questo pallone, poi ancora Marzullo ad andare in campo aperto e mette due punti per il timeout di Isernia, 70 a 51. Isernia non ha messo alcun punto, Scauri ne ha messi 4 quando sono passati già 2 minuti. E il più 19 si fa sempre più gravoso sulla testa e sulle gambe degli ospiti. Sono sempre più vicini a girare a metà campionato da fanalino di coda in solitaria. Con Barcellona che si appresta a raggiungere Palestrina a quota 26 in vetta alla graduatoria. Finisce il timeout. Quintetti che vengono richiamati in campo. Isernia Provenzani aspetta Murolo. Murolo se ne va, sceglie il lato giusto, riesce ad andare, poi Patani non riesce a scegliere nel migliore dei modi, poi Ricciotti reclama un fallo che non viene ravvisato. Riparte Isernia e mette a segno due punti che sbloccano il proprio parziale. Intanto fallo su Marzullo in ripartenza, il fallo di Antonicelli. Pronto a entrare Manzo. Primo fallo per Antonicelli. Dentro Manzo, fuori Ricciotti, forse un po' appannato in quest'ultima frazione. Dunque Sabatino gli dà un po' di riposo. Manzo. Marzullo chiama il movimento dei compagni, si avvicina a Chakir che riceve, poi Chakir per Longobardi. Longobardi, la palla che si arrampica, nulla di fatto, poi di nuovo Chakir, solo Ferro, correzione del numero 35. Dentro, 72-53. Più 19. Tanto fallo di Provenzani, il terzo fallo di Provenzani. Con Piazza fuori, dentro di nuovo Iovinella. Mentre a Venafro Valmontone ha quasi completamente recuperato il gap. Si prospetta veramente lì un finale scoppiettante. Isernia solo Ferro. Poi Manzo. Al ritmo di tamburo qui al palla Borrelli, l'azione con il fallo fischiato a Chakir, probabilmente sfondo a Chakir.
Scauri che nel prossimo turno, alla riapertura del campionato il 7 di gennaio, andrà in quel di Palestrina, squadra battuta nell'esordio di campionato all'overtime, un 7-9-7-5. Palpitante ed emozionante per uno Scauri che aveva iniziato decisamente bene la stagione, salvo poi incappare in più di un'uscita a vuoto. Isernia che invece andrà in trasferta anch'essa contro Cagliari, dopo aver vinto all'esordio 7-2-6-3. Sostanzialmente una delle uniche due vittorie racimolate finora con questa che sembra essere destinata a diventare un'altra sconfitta nel tabellino di quelli dei giocatori del coach Canzano. Longobardi in caduta ora, 7-4-5-5. Uno Scauri che in casa ha una media realizzativa di quasi 67 punti, li ha abbondantemente superati e vediamo se riesce a tenere sotto i 68 Isernia in modo da migliorare anche la prestazione difensiva casalinga. Sotto i 75 migliorerebbe naturalmente anche quella globale. Intanto quarto fallo in casa Scauri. Il tiro libero di Murolo. Longobardi per Chakir, si fionda Scauri dall'altra parte. Provenzani, viene incontro Marzullo, lascia a Manzo. Manzo prova il tiro da due, non riesce, poi Chakir si deve girare, troppo compassato qui il numero 20. E allora Isernia prova la bomba da tre che non va, il rimbalzo favorisce Longobardi. Manzo si sovrappone Marzullo, Manzo per Marzullo, fallo di Murolo. È andato a chiudere, anzi fallo di Smorra, è comunque il primo. 5 minuti e un secondo, 74-57, mentre Vincenzo Pontecorvo ha qualcosa da dire ai giocatori in campo, in particolare a Manzo e Provenzani che si scambiano la posizione. Altri punti in cascina per Scauri che sale a 76. Chakir recupera il pallone ma pesta l'out, dunque nulla di fatto. Possesso Isernia. Gioco ancora fermato con il fallo di Chakir. Secondo fallo per lui in lunetta Patani. E Costa d'Orlando che sembra destinata a salire a 12 punti, agganciare Catanzaro che viene sganciata da Scauri che sale a quota
14, o almeno salirebbe a quota 14, diciamo i dovuti scongiuri i tifosi dello Scauri li staranno sicuramente facendo. 7-6-5-9 sembra comunque un punteggio del tutto rassicurante quando ormai il quarto è oltre la propria metà. Intanto Isernia prova a rinvigorire la sfida con una tripla che segna il meno 14. Provenzani, Shakir, rapido il suggerimento qui con Longobardi che cade a terra, non c'è nulla, si può proseguire. Isernia, il tentativo ancora da tre, ancora una tripla. Scauri che non deve staccare la spina, pronto Serino a rientrare in campo. Manzo aspetta che si butti dentro anche Longobardi, non si muove però nessuno, si fionda Marzullo dall'altra parte, prova a rispondere a tripla con tripla, non riesce, rimbalzo di Shakir poi bloccato e ancora Isernia, fallo di Longobardi sulla ripartenza di Isernia. 7-6-6-5 e Scauri che ha raggiunto il bonus, il time out chiamato da Sabatino mentre vengono effettuati dei cambi. 3-27, 7-6-6-5 con Scauri che non deve perdere la bussola. E sugli altri campi Venafro rintuzza ancora contro Valmontone a 3 minuti dalla fine, un più 2 molto sottile, un equilibrio che può essere sparigliato da una giocata e sarebbe un risultato molto importante perché naturalmente Venafro è un'altra delle contendenti alla salvezza. Classifica della parte bassa che al momento direbbe Isernia 4, Battipaglia 6, Patti 6, Venafro 8, Costa d'Orlando, Cagliari e Catanzaro 12, così come la Stella Azzurra, Scauri che salirebbe a 14 con la Tiber, a meno 6 da Luis e a meno 8 da Cassino. Isernia che può andare ancora a rosicchiare punti per cercare un rush finale. Mette il punto del meno 10. Smorra. E meno 9, 7-6-6-7. Punteggio palindromo che si materializza sul tabellone del Palaborrelli. Marzullo non sa che fare, sceglie Ricciotti. Ricciotti chiama come al solito i movimenti, si allargano sia Marzullo che Manzo. Prima il 13, poi il 14. Manzo deve servire qualcuno, trova Serino e poi tutto fermo perché c'è il fallo del numero 16. Iovinella che dovrebbe essere al quarto fallo. 3 minuti alla fine. Ancora Isernia però. Attenzione. Marzullo che commette fallo, manda in lunetta gli avversari. È il terzo fallo per il numero 13 di Sabatino. Meno 8 Isernia. E quantomeno si porta a casa questo parziale continuando così. Ma Scauri deve
rintuzzare, deve aggiornare il proprio punteggio. Ci sono 7 punti a separarla dai giocatori ospiti. Ricciotti, 2.34, intanto fallo su Serino da parte di Murolo. Anzi no, fallo di Iovinella che va fuori. È il quinto fallo. E ora dall'altra parte, fallo di Ricciotti. Con Scauri che butta via anche questo pallone, il secondo fallo di Ricciotti. Ufficializzata la vittoria di Costa d'Orlando contro Catanzaro, 8-4-6-7. Prova il gioco di gambe qui, smorra, poi però commette infrazione, lancia il pallone, attenzione. Nulla, si continua. Possesso Scauri. A 2.19, ha rischiato molto Smorra. Ricciotti, pressing altissimo, quasi disperato di Isernia. Serino, Manzo, Ricciotti e poi il fallo di Murolo. Secondo per lui. Uno lo chiede spiegazioni, intanto Manzo va in lunetta, 7-7-6-9, interrotto questo pericoloso trend di Isernia. 2 su 2 di Manzo che arriva come una boccata d'aria importantissima a 120 secondi dallo scoccare del 40° minuto. Isernia ancora in manovra, la giravolta qui di Patani, poi arriva Marzullo, suggerisce per Ricciotti, libera la propria campana Scauri. Ricciotti prosegue lungo linea sulla destra, cambio sulla sinistra, indisturbato Manzo che prova la tripla, non va, rimbalzo però conteso e ultimo tocco Molisano. Serino suggerisce per Longobardi, arriva Ricciotti che prova ad andare, potrebbe allargare, Ricciotti va da solo, la palla finisce fuori, anzi no, c'è un fallo di Serino, addirittura un fallo in attacco di Serino che protesta, terzo per lui. Fallo che lascia un po' perplessi, comunque in lunetta dunque Isernia, 1.23, può accorciare ancora, riesce a mettere il primo. Intanto Barcellona che ha battuto Patti, 9-7-5-9, una partita sostanzialmente senza storia e dunque Patti che resta a quota 6 punti. Ricciotti profondo per Serino, 1-10, ora gioca anche col cronometro Scauri, come giusto che sia. Serino non riesce a girarsi, pallone ancora per Scauri, Longobardi, Manzo, Longobardi, Ricciotti, nuovo possesso, 7-8-7-1, intanto fallo di
Murolo. Terzo fallo di Murolo, mentre si sta per consumare, si potrebbe consumare un clamoroso risultato a Venafro. A pochi secondi dalla fine, 71-68 in favore dei padroni di casa su Valmontone. Ricciotti intanto mette il 79-71. Tocca quota 80 Scauri. E dunque si va di timeout. Ora Isernia cercherà il tutto per tutto. Deve recuperare 9 punti in meno di un minuto. La situazione è certamente di quelle disperate per i giocatori ospiti. Scauri che è riuscita stavolta a rispondere colpo su colpo, per quanto nella parte centrale del quarto ci siano state ancora delle dei cali, diciamo, di concentrazione, che hanno permesso, uniti alla determinazione degli giocatori ospiti, di rientrare per Isernia almeno parzialmente e di mettere un poco di patema ai giocatori di casa. E dunque si rientra. 51 secondi, 3 decimi, 80 Scauri, 71 Isernia. Isernia che non è ancora riuscita a vincere in trasferta, le uniche due vittorie sono arrivate in casa. Intanto la tripla della Speranza a 43 secondi dalla fine, 80-74, con Sabatino ora che chiama il time out. Sì, e dunque bisogna aspettare un altro po' di secondi per riprendere il gioco. Ora è anche strategia. Mentre Valmontone pareggia a Venafro. 7-3 pari dall'ultimo aggiornamento. Finisce anche questo timeout. Ricordiamo Venafro che ha battuto Scauri, una delle squadre che ha riuscita a espugnare il Pallaborrelli in un girone d'andata abbastanza difficile nella sua parte centrale. Mentre c'è ancora il fallo del numero 7 ospite. Probabilmente era, vediamo, forse era Piazza. Ad ogni modo Serino va in lunetta, ne mette uno. Soluzione rapida di Isernia che non va a segno. 30 secondi e fallo per stoppare il cronometro ai danni di Longobardi. Terzo fallo per Patani. Cronometro che dice 28-4. Isernia, per quanto nelle sue corde, ci proverà, perché il punteggio lo permette ancora, con un lumicino, anche se comunque il sacrificio del stoppare il cronometro, che si concedono tiri liberi a Scauri, e Scauri ne mette uno su due, altro tassello che sicuramente complica la situazione, aggiunto agli errori su tripla
Ora Smorra va a commettere il suo secondo fallo e stavolta in lunetta ci va Marzullo. Anzi, primo fallo. Serino ancora recupera questo pallone, un altro rimbalzo e finisce probabilmente qui la partita. Anzi no, perché c'è stato un altro fallo che manda in lunetta un'altra volta Longobardi, stavolta a 9 secondi e 7 dalla fine. Scauri che dunque chiude con una vittoria e festeggia un Natale più sereno, da definire il punteggio che viene ritoccato fino al più 10. Poi c'è il time out. Coach Canzano prova fino alla fine a sfruttare anche questi secondi per provare qualche sortita, cercare di uscire a testa quanto più alta possibile dal Pala Borrelli, che dunque vede Scauri vincere per la terza volta negli ultimi quattro incontri disputati. Dunque sarà palla per Isernia nei pressi della campana avversaria, sarà soluzione rapida e poi naturalmente comunque vada fallo, fallo che però si rende inutile al momento in cui Scauri recupera. Dunque il cronometro che si scarica, finisce qui con un canestro più fallo a 2 secondi dalla fine, 86-74, con possibilità di ritocco verso l'alto a quota 87. Va Manzo, la palla che non entra, finisce qui. E dunque 86-74, Scauri si porta a casa 2 punti, sale e si fa un Natale in zona playoff. A me non resta che salutarvi, ringraziarvi e ringraziare come al solito la nostra immancabile esterna 2 di RTG, dando la linea alle interviste sul parquet. Ancora ricordo il finale da Scauri 86-74 con le squadre che ora si salutano, si danno gli auguri, e auguri che naturalmente arrivano anche da parte nostra, da parte di tutta la redazione di Telegolfo. Un sereno Natale, un felice anno nuovo per delle feste che preludono al 2018. Coach Sabatino, vittoria doveva essere, vittoria è stata, forse qualche passo in avanti anche sulla gestione del quarto finale? Ma diciamo che è stata una vittoria che dovevamo portarcela a casa per tante situazioni, siamo stati in affanno, abbiamo commesso degli errori puerili, ancora non riusciamo a gestire in attacco tante situazioni. E ci vuole pazienza anche perché quando marcano Ricciotti diventa difficile anche per gli altri. Comunque volevamo vedere dei buoni giochi in attacco, ci siamo riusciti, siamo stati bravi ad attaccare la zona e diciamo che alla fine ce la siamo meritata. Diciamo anche in virtù degli altri risultati, Costa d'Orlando che ha vinto contro Catanzaro, insomma siete di nuovo dentro la zona playoff per ora, un Natale un po' più sereno.
Io parlerei di zona salvezza, perché la zona playoff è un miraggio. La zona salvezza deve far parte della nostra mentalità e del nostro tipo di giocare. Poi se arrivano i playoff, ben vengano, però noi siamo qui a soffrire, a lavorare, perché dobbiamo cercare di raggiungere quello che la società ha salvato, il titolo di Serie B. Un lavoro, quello di questo girone d'andata che ora si è chiuso, che ripartirà con la preparazione in vista di Palestrina. Dal 27 riprendiamo a lavorare per Palestrina, vediamo se riusciamo a ritoccare qualcosa, però vediamo un po'. Faccio gli auguri di buon Natale ai tifosi di Scavoli e a tutti gli sportivi. Noi naturalmente li ricambiamo a lei e a tutto lo Scauri. Grazie. Siamo qui con Provenzani. Allora, una vittoria che è stata cercata, forse anche qualche segnale di crescita da parte di questo Scauri, soprattutto sulla gestione dell'ultimo quarto, che tanti problemi gli ha creato ultimamente. Beh sì, sicuramente. Intanto è stata una vittoria cercatissima, avevamo bisogno di questa vittoria per dare una carica in più, per ritornare il basket Scauri che eravamo all'inizio. Comunque sì, margine di miglioramento sicuramente, abbiamo un po' da lavorare perché noi subiamo sempre l'impatto dell'ultimo quarto, però oggi è stata sicuramente un'ottima partita che ci aiuterà sicuramente al ritorno dalle vacanze e a ritornare a essere il basket Scauri che eravamo all'inizio, come ho detto prima. Soprattutto perché come il basket Scauri che era all'inizio ha iniziato contro Palestrina, ora voi ricominciate contro Palestrina, questa volta in casa loro. Il sogno sarebbe quello di vincere anche là. Beh sì, sarebbe un bel colpaccio, però sì sì, noi ovviamente andiamo là con la faccia tosta, pronti per diciamo vincere. Ovviamente ritorniamo alle vacanze e la prima è contro Palestrina, però questo non ci spaventa assolutamente. Intanto ora per qualche giorno però si pensa alle vacanze, si stacca un po'. Sì dai, diciamo ce lo meritiamo insomma, dai, dopo tutti questi allenamenti, queste partite un po' stressanti tra virgolette, se così si può dire, ora meritiamo un po' di vacanza, però siamo pronti anche a ritornare qua in campo decisi per dare il massimo. E allora innanzitutto auguri a te e a tutta la squadra e buon anno. Grazie mille, anche a voi auguri.